Santa giornata a tutti e santo sia questo tempo che ci conduce a Pentecoste. Santo perché la gloria del Signore, ovvero la manifestazione del suo Spirito, che è dono d'amore, possa riempire la nostra vita di perdono, di pace e di gioia. Mi presento, sono la coordinatrice del rinnovamento nello Spirito del Friuli Venezia Giulia. E la prima cosa che pongo in questa riflessione è una domanda. Perché dobbiamo prepararci e prepararci bene alla festa di Pentecoste? Semplice, perché è la festa dei cristiani, è la festa dei credenti, ma dire questo è ancora riduttivo, perché è la festa dell'umanità, di quell'umanità che è alla ricerca di Dio, alla ricerca di amore, di pace, di bellezza, di concordia, di vita nuova, in tutti gli ambiti, da quello personale, strettamente personale, a quello familiare, sociale, ecclesiale. Questa è Pentecoste, è la festa dell'amore nuovo, è la festa di quello spirito, di quel fuoco che scende su di noi come è sceso sugli apostoli alcuni secoli fa. E scende su coloro che lo desiderano, lo cercano, lo invocano e si arrendono a lui. Quel fuoco d'amore che è stato capace di infiammare e travolgere di amore gli apostoli, portandoli a lasciare la sicurezza del cenacolo, per uscire e proclamare alla folla nella piazza che Gesù è sì stato messo a morte, ma che è anche risorto e che lo stesso Spirito che ha accolto nella fede manifesta anche a noi e alle nostre comunità gli stessi segni e gli stessi prodigi che ha compiuto per mano degli apostoli. Pentecoste, quindi, non è una commemorazione, non è la commemorazione di un evento, di un fatto accaduto secoli fa, perché la Pentecoste attualizza un evento, attualizza la discesa dello Spirito Santo promessa da Gesù, il quale disse: «Non vi lascio orfani, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Andate e portate la mia salvezza». Pentecoste quindi è esperienza di Dio, è esperienza di amore, perché lo Spirito è amore. Pentecoste è esperienza di una vita trasformata e rinnovata dal di dentro. Questa esperienza ha trasformato la vita di quanti aprivano il cuore all'annuncio, allora, come alla potenza di trasformare ora, di rinnovare, di guarire la vita di quanti ascoltano e lo accolgono ora. Da questa esperienza si è formata la Chiesa, la prima comunità cristiana. I credenti non possono più vivere in solitudine, ognuno per se stesso, perché ogni esperienza d'amore vissuta non può essere che condivisa. Nasce l'esigenza di vivere la fratellanza, di fare comunità, perché l'amore non è mai esperienza solitaria. Se lo fosse, sarebbe contro natura. L'amore è partecipativo, si espande, si dilata, toglie la rassegnazione, porta la gioia. Quando incontri l'amore di Dio che si fa concretezza nella tua vita, perché Dio è sempre concreto, allora non puoi tacere, devi manifestare al mondo tutto ciò che Dio ha fatto per te e anche tutto ciò che hai visto fare per i tuoi fratelli. Così il libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, dice che coloro che erano venuti alla fede erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera. Ma ricordiamoci che con loro c'era anche Maria, la madre, e Maria che ha accompagnato il figlio accompagna anche noi, tuttora, oggi. Da tutto ciò si deduce che non si può essere cristiani solo per tradizione,
perché questo credo può diventare addirittura ideologia e può creare divisione anziché comunione. Si è cristiani e credenti perché si fa esperienza di Dio e della sua esperienza viva. Possiamo studiare i testi sacri per capire chi è lo Spirito Santo, ma lo si potrà comprendere solo incontrandolo, solo sperimentandolo, gustandolo, lasciandoci inebriare della sua presenza, lasciandoci toccare dalla sua potenza, lasciandoci plasmare dalla sua sapienza. È lo Spirito di Dio che ci ricorda che siamo figli di Dio e che lo siamo realmente. Per questo mi piace definire la Chiesa, Chiesa comunità dei credenti, con un nome che dà maggiormente il senso di ciò che siamo. Noi siamo famiglia di Dio, la Chiesa è famiglia di Dio, dirà Paolo parlando agli abitanti di Efeso. Voi non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini santi e familiari di Dio. Questa, amici, è la nostra identità. Siamo sua stirpe, abbiamo la sua radice in noi. Siamo allora non solo familiari di Dio, ma attenti bene, anche familiari a Dio, perché conosciuti da Lui. Noi siamo, come dirà Pietro, stirpe eletta, gente santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le sue opere meravigliose. È vero, noi, ciascuno di noi è stato acquistato da Dio per mezzo della sua morte e siamo stati acquistati a caro prezzo. Ma è anche vero che siamo stati conquistati da Dio, che si è fatto presente nella nostra vita, nella presenza viva del suo Santo Spirito. È lo Spirito di Dio che abita in noi a fare famiglia, a fare unità, a fare comunità, perché ci fa vivere gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. Ci fa sentire carne della sua stessa carne e fa nascere in noi il desiderio di stare insieme, di pregare insieme, di condividere il cibo, i beni, le fatiche, le gioie e i dolori. La familiarità con il Signore è semplice, è nel quotidiano. Ci invita a stare in modo naturale con Lui, come con un amico. La famiglia degli Apostoli è comunitaria, si incontra a tavola. L'esperienza di Chiesa è comunitaria, concreta, familiare, luogo di condivisione, di sostegno e di aiuto reciproco. Amici, quanta tristezza e quanta pesantezza ci è venuta in questo tempo, vedendo i camion militari che se ne andavano per portare attraverso una processione lugubre con i camion le salme di tanti concittadini. Anche se non erano nostri familiari, li sentivamo fratelli nella carne e nello spirito, il nostro cuore piangeva attonito. Questi sentimenti non erano semplicemente umani, ma erano toccati dall'azione dello Spirito che faceva percepire che quelli erano tuoi fratelli, erano miei fratelli. Essere famiglia di Dio, quindi, è fare esperienza che ciò che è profondamente umano è anche profondamente cristiano e ciò che è profondamente cristiano è anche profondamente umano, perché Gesù ha assunto la nostra carne e nel suo spirito ci fa partecipi dei suoi sentimenti, sentimenti di tenerezza e di compassione. Ebbene, carissimi, questa esperienza di Chiesa viva,
di chiesa famiglia dei figli di Dio, di chiesa comunità dei credenti, non è stata la mia esperienza di sempre. Infatti, 43 anni fa, io meditavo di abbandonare la chiesa, perché da essa ricevevo solo obblighi, mi chiedeva tanti doveri. Era un datore di lavoro esigente e giudicante. E un peso, mi dicevo, a cosa mi serve? Non era certamente un ospedale da campo dove potevo trovare consolazione per le mie ferite e forza ristoratrice per affrontare la mia battaglia quotidiana di moglie, di madre, di lavoratrice. Però avevo nostalgia di Dio. Sognavo di poter essere vissuta ai tempi di Gesù, di averlo potuto incontrare allora. Lui sì che era affascinante, mi dicevo, mentre la scrittura che parlava di lui era semplicemente un libro storico, ma morto. Poi, la vigilia di Natale del 1977, un sacerdote, Don Serafino Falvo, che benedirò in eterno e che faceva il cappellano nelle navi da crociera, celebrò una messa nella mia parrocchia. Anche lui, sacerdote, aveva incontrato e conosciuto in modo nuovo il Signore e annunciava con gioia, vorrei dire con una gioia traboccante, che Gesù è risorto, che è vivo nella potenza dello Spirito Santo e che compie ora le stesse meraviglie compiute dagli Apostoli come ne scritte nel Libro degli Atti. Lì ho incontrato il rinnovamento nello Spirito nascente. Lì ho incontrato in modo nuovo Gesù, vedendo, percependo, capendo che era veramente risorto. Un Gesù amico, un Gesù fratello, un Gesù maestro che non ti abbandona mai e che trasforma la tua vita personale, la tua vita familiare, la tua vita sociale. Da allora la Chiesa è rimasta la mia casa. La sento madre e maestra, perché pur in mezzo alle povertà umane, perché siamo e rimaniamo peccatori, tocco con mano che lo Spirito di Dio abita in essa, la governa, la sospinge con potenza, ma anche con amore paziente, perché rispetta il passo degli uomini. Aspetta che i nostri cuori si aprano per entrare e far festa con ciascuno di noi nella nostra casa. E allora buon cammino e sia una santa Pentecoste per tutti. Gesù è Signore. Alleluia.